che quando la bandiera italiana sbuca da sotto e viene accolta una grande ovazione, i nostri 113 atleti sono lì e siamo lì, ce la giochiamo con tutti, è una bellissima emozione e credo che l'Italia abbia tantissime, insomma, tantissime occasioni e tanta forza. D'altronde poi due Olimpiadi fa eravamo stati noi a ospitare a Torino, è stata una grandissima e meravigliosa cerimonia e quindi credo che abbiamo, insomma, questa emozione è assolutamente dovuta. Senta, che cosa ha detto Putin? Perché lei ha detto io vado a Sochi proprio per parlare anche della legge contro la legge contro gli omosessuali, eccetera, per caldeggiare questo argomento. Ma io ho innanzitutto con grande nettezza oggi espresso sulle colonne del giornale principale italiano che cosa mi porta qui il fatto di distinguere, la fiamma olimpica unisce, non deve dividere, quindi non è la diserzione, non è il boicottaggio, ma è anzi l'essere qui per dire in tutte le occasioni, anche questa e anche le altre occasioni che ho avuto fino adesso, quelle che avrò domani, in tutte queste occasioni di dire con forza che noi siamo e sosteniamo quello che ha detto Ban Ki-moon. Ban Ki-moon, che oggi ho incontrato, ha detto delle parole che sono chiare, forti, sono le parole della difesa dei diritti e della lotta contro tutte le discriminazioni. Quindi noi crediamo che questo debba avvenire anche qui in Russia e siamo qui per dirlo oggi, domani, nei prossimi giorni. L'Italia è al fiere della lotta alle discriminazioni, quindi per noi questo è il segno dell'essere qui, accanto ovviamente al tenere alta la bandiera italiana e dare la possibilità a tutti questi atleti, queste ragazze e questi ragazzi che tanto sacrificio hanno messo in questi anni di preparazione alle Olimpiadi di riuscire a farcela, di riuscire a far bene, di riuscire a cavarsela al massimo. Quando è entrata la squadra italiana, lei si è alzato, ha rotto anche un po' il protocollo, è sceso due gradini, è stato, diciamo, più formale degli altri rappresentanti di altre nazioni. Beh, credo che sia un'emozione che coinvolge tutti, ho visto che peraltro tutti, ognuno aveva forme di emozioni molto forti, avevo vicino il primo ministro austriaco che addirittura si era portato la bandiera austriaca, quindi insomma credo che è un qualcosa che coinvolge tutti, secondo me è bello così, è giusto così ed è giusto anche, aggiungo, che i nostri atleti e tutto ciò che gli sta attorno sentono che c'è una partecipazione del paese intero attorno a quello che loro fanno, che sono qui a rappresentare tutti noi, tutta l'Italia, lo spirito olimpico, appunto lo spirito dell'unità, della lotta a qualunque discriminazione rispetto a tutte le diversità e credo che noi italiani sono convinti che faremo del nostro meglio. Ci si poteva aspettare magari da parte di qualche atleta qualche manifestazione pubblica durante la cerimonia, invece diciamo neanche situazioni anche un po' goliardiche che anche a Londra le altre cerimonie si sono viste c'è stata. Però le parole del Presidente del Comitato Olimpico sono state parole chiarissime e credo che quelle abbiano rappresentato tutti. Il discorso che ha fatto il Presidente del Comitato Olimpico, l'ex campione olimpico tedesco del 76, ha detto parole che sono chiarissime contro le discriminazioni e a favore della difesa dei diritti che credo siano il senso che unisce tutti gli atleti e tutti coloro che sono qui. Presidente, comunque anche oggi Putin ha un po' pensato, nel senso ha detto pensiamo alla cerimonia quando gli è stato chiesto, gli è stato ribadito questo concetto. Quindi vorrei sapere, guardi, lei ha avuto modo comunque di avere di parlare con Putin, di capire qualche cosa? Io penso questo, che questa di oggi è un'occasione molto importante perché probabilmente mai come in questa occasione qui questi messaggi sono arrivati così forti, perché è inequivoco che sono arrivati questi messaggi antidiscriminatori, quindi è il segno che lo spirito olimpico serve, perché io sono convinto che questo, sono assolutamente convinto, sono un inguaribile ottimista, sono convinto che lo spirito olimpico passerà qua, sta passando qui e riuscirà a cambiare le cose. Bene. Che andrà bene. Bene. Che andrà bene. Non lo so, adesso devo sentire comandante Malagò, non ce la fa per andare a vedere Zegger, non lo so, ma ha organizzato lui, ora vediamo domani pomeriggio, arrivederci, grazie. Sì. Grazie ragazzi.